Ringrazio voi per essere qua con noi stasera per incuriosirvi, spero, e un po' solleticarvi sull'offerta formativa per quanto riguarda l'arte orientale di Corsi Arte, con una specifica che, appunto, essendo la mia specializzazione in arte dell'estremo oriente, con un focus sulla Cina, quando parliamo di arti orientali ci focalizziamo sull'estremo oriente e nello specifico sull'arte cinese. L'arte cinese sicuramente al giorno d'oggi si sente parlare dell'influenza che la Cina ha a livello economico, commerciale, in tutto il panorama geopolitico, ma anche la sua arte e la sua cultura millenaria svolgono da millenni un ruolo di egemonia, principalmente appunto sulla parte estremo orientale del continente asiatico, ma anche sulla nostra storia dell'arte e sul design e le arti decorative europee. Per affrontare questo vastissimo argomento, che può essere così presentato in questa piccola introduzione che facciamo insieme, ma che ovviamente avrebbe bisogno di molte, molte ore per poter essere almeno affrontato, non dico sviscerato perché è impossibile. Comunque è necessario fare alcune premesse per quanto riguarda l'arte cinese. Innanzitutto, come potete vedere da questa immagine, è doveroso soffermarsi sui materiali. L'arte cinese, nel corso della sua storia millenaria, ha privilegiato un certo numero di materiali, dalla porcellana, qua vediamo in un classico esempio iconico bianco e blu, alla lacca, alla seta, alla carta, alla ceramica. In varie epoche si decide di prediligere uno di questi materiali. Per semplificarla molto, a partire dal Neolitico, la giada, la lacca e la seta sono appunto i materiali eletti. Per spostarci sulla ceramica, sul gres, a partire dal secondo millennio avanti Cristo, qua vediamo un esempio di una figurina in gres in terracotta della dinastia Han, la carta, qua abbiamo un dipinto su carta, e la porcellana invece che parte con la sua prima comparsa con le protoporcellane dal VI-VII secolo d.C., per poi affermarsi come sicuramente uno dei materiali più rappresentativi per quanto riguarda anche il nostro immaginario di occidentali per quanto riguarda l'arte cinese. Da non dimenticare anche il ruolo del bronzo e del legno, di cui gli artisti cinesi sono sempre stati dei precursori nelle lavorazioni e che hanno svolto dei ruoli molto importanti a partire sia dall'era arcaica che anche comunque in epoche più recenti. Parlando di materiali, è molto interessante osservare come nell'arte cinese ci siano degli influssi di tecniche da un materiale all'altro. Uno degli esempi più curiosi è quello dell'imitazione della giada. La giada, come forse sapete, è un materiale che è sempre stato considerato il materiale prezioso per eccellenza a livello proprio culturale. E per imitare i colori che la caratterizzano, sono state fatte delle ricerche in tutti i campi artistici. Fermandosi sulle ceramiche, possiamo pensare anche al verde del Celadon, che viene appunto creato come invetriatura per imitare il verde di questa pietra dura, oppure al bianco delle prime porcellane di epoca Tang, che nasce appunto per imitare la purezza di questa pietra così importante. Ma gli influssi da una tecnica all'altra non riguardano soltanto l'imitazione di colori, ma anche forme e decori. Non è assolutamente strano trovare temi decorativi ricorrenti, una sorta di repertorio decorativo su materiali diversi. Ad esempio, non so, troviamo forme che sono originariamente associate ai bronzi di epoca arcaica, adottate da ceramisti e poi successivamente anche da artisti che si occupano appunto della realizzazione di manufatti in giada. Ma non soltanto questo, ce ne sono tantissimi esempi,
che possono essere definiti un unicum nella storia dell'arte, perché non c'è un eguale in altre culture. Questo influsso da una tecnica all'altra ha un'altra grande fonte di ispirazione, che è il passato. Il passato è la più grande fonte di ispirazione per tutte le espressioni artistiche e per tutti gli artisti. Questo in che cosa si verifica e viene rappresentato? Innanzitutto ci si pone allo stesso livello dei reggenti del passato e l'artista stesso può farsi carico di tutte le forze di ispirazione che si sono accumulate nel passato, e questo porta a realizzare oggetti che imitano forme e colori, tecniche reinventate, riviste, ma sempre comunque per dare omaggio a chi è venuto prima e ha inventato sostanzialmente queste prime forme. Questo atteggiamento si sposa molto bene anche con il rapporto tra l'arte e l'elite, perché il collezionare delle antichità è tipico dell'elite per lo stesso motivo: allinearsi a grandi reggenti del passato, inventariare, illustrare quanto viene fatto per migliorare i tecnicismi e raggiungere dei livelli sempre più alti, e sperimentarsi in tecniche diverse, senza dimenticare ovviamente l'uso politico di questo atteggiamento, perché è una forma di legittimazione del proprio potere. Ma anche allo stesso tempo di guida e di formazione del gusto per il proprio, non soltanto per la casa imperiale, ma proprio per tutti i movimenti artistici che vengono alla luce nel corso dei secoli della Cina. Tipico della dinastia Song, questo atteggiamento, che è considerata una delle epoche classiche dell'arte classica cinese, e questo viene ancora di più fomentato dalle scoperte archeologiche che si susseguono a partire dal XV secolo in poi. Quindi è una tendenza che va avanti per molto tempo e che continua tutt'oggi. Quindi non stupiamoci quando guardiamo un oggetto d'arte cinese che abbia esattamente la stessa forma, sia che sia di un'epoca posteriore alla nascita di Cristo o anteriore. Nel corso di arti orientali, ovviamente, una grande parte è dedicata alla ceramica e alla porcellana. Dato che l'approccio a questo corso viene fatto tramite un'analisi stilistica degli oggetti d'arte attraverso i secoli, viene dato molto spazio allo sviluppo e alle origini di tutti i vari stili. Qua ne abbiamo elencati soltanto alcuni dei più famosi, dei più iconici, e che sicuramente anche voi avete già avuto modo di vedere. Sempre ponendo una grande attenzione anche alle tecniche, alle loro evoluzioni e ai materiali. Quando parliamo di tecniche, non possiamo non fare riferimento alla capitale della porcellana, Jingdezhen, che per l'epoca in cui inizia la propria produzione rappresenta una sorta di produzione, di un sistema produttivo industriale in un'epoca invece pre-industriale. Perché comunque si trattava di produzioni di migliaia e migliaia di pezzi di porcellana in questi fornaci tipiche, le cosiddette fornaci a dragone, che potevano raggiungere anche i 12 metri di lunghezza, cioè di larghezza, e più di 135 metri di lunghezza, e raggiungevano delle temperature molto alte, fino a 1200 gradi, cosa che non aveva assolutamente un equivalente nelle produzioni ceramiche europee.
Quindi potete immaginarvi un sistema produttivo estremamente complesso, avanzato dal punto di vista tecnologico, economico e produttivo. La produzione di Jingdezhen non riguardava soltanto le porcellane per la casa imperiale, ma anche altre tipologie di prodotti che avevano una destinazione d'uso diversa e che venivano poi decorati altrove, perché non dobbiamo dimenticare che se quando si studia l'arte cinese ovviamente gli oggetti per la casa imperiale sono quelli più sofisticati e che incorporano tutte le caratteristiche di non plus ultra che si può desiderare da una produzione artistica dell'epoca, ma allo stesso tempo la produzione cinese ha come propri destinatari d'uso anche un mercato domestico, ma anche un mercato per l'esportazione. La ceramica e la porcellana da esportazione sono uno degli altri temi che vengono trattati molto approfonditamente quando si parla di arte cinese, perché comunque il rapporto con le altre culture, flussi artistici esercitati e inglobati è molto importante. Allora, per rimanere sull'esportazione d'arte, è chiaro che il secolo che è più rappresentativo di quanto la Cina influisca sulle arti decorative europee è il Settecento, ma in realtà il contatto tra Oriente e Occidente avviene da molto tempo prima. L'Europa paga lo scotto di non avere un contatto diretto con la Cina, ma debba per forza sempre approvvigionarsi tramite l'intermediazione del Medio Oriente. Quindi, però questo non impedisce a oggetti cinesi di raggiungere l'Europa fin dal Medioevo per poi essere abbelliti secondo il gusto orientale e secondo il gusto occidentale, per poi proseguire nel corso dei secoli con degli approvvigionamenti sempre più numerosi e organizzati, arrivando appunto la produzione di porcellane cinesi in stile occidentale, commerciate dalla Compagnia delle Indie, che è la più famosa, ma ci sono state anche altre realtà che commerciavano e che diventano proprio l'oggetto del desiderio di tutte le famiglie aristocratiche europee dell'epoca. È importante identificare il Settecento come un momento storico preciso in cui avvengono questi scambi, perché ci sono tantissimi esempi in Italia, ma anche all'estero, di questi cosiddetti salottini alla cinese che adornano i vari palazzi e che daranno poi origine a tutto il movimento delle cinesserie. Con la cinesseria ovviamente si intende sia la ricerca di oggetti di arte cinese, ma anche realizzazioni europee che abbiano un qualche sentore esotico e orientale per completare gli arredamenti dell'epoca. In questo caso, uno degli esempi più fastosi e che colpiscono è in un tipico contesto barocco, e parliamo di Berlino e Charlottenburg, ma abbiamo tanti esempi anche in Italia, abbiamo la Reggia di Portici, abbiamo la Palazzina Cinese a Palermo, per arrivare poi invece a esempi molto più conosciuti all'estero, come Federico di Prussia, che nel proprio palazzo a Dresda solo ospita una collezione di porcellane cinesi, ma che anche con la sua cosiddetta malattia per la porcellana perfezionerà la tecnica per realizzare il prodotto più simile possibile alla porcellana. Questa fascinazione per il materiale è tipica dell'Europa, ma da tempi anche precedenti a quelli di Federico, cioè di Augusto il Forte. Anche in Italia stessi i Medici avevano, la famiglia Medici aveva creato un piccolo laboratorio per la produzione di porcellane in stile orientale, ma che comunque non raggiunge mai i livelli poi invece della porcellana tedesca.
Il Settecento è un secolo che è estremamente interessante, non soltanto per i rapporti con l'Occidente, ma anche proprio per quello che rappresenta a livello di produzione locale. I tre grandi imperatori della dinastia Qing sono Kangxi, Yongzheng e Qianlong, e caratterizzano ognuno con il proprio stile e il proprio amore per le arti e mecenatismo questo secolo che diventa veramente un unicum per la sua grandiosità e impareggiabilità di epoca di produzioni artistiche. È interessante notare come l'etnia che è al governo con la dinastia Qing in realtà è un'etnia straniera, perché viene dalla Manciuria e che viene poi invece ricordata come una delle più rappresentative di tutta la storia dell'arte cinese. I rapporti con l'Occidente diventano molto intensi, ci sono influenze artistiche sia da una parte che dall'altra, c'è un grande interesse per tutte le innovazioni, per la tecnologia, ma anche dal punto di vista artistico vengono rifinite tantissime tecniche di produzione che fino a quel momento non avevano avuto eguali nel loro sviluppo. Un esempio può essere la porcellana decorata in famiglia rosa. Questo tipo di stile, famiglia di decorazione, in realtà è di derivazione europea. E quindi questo è uno scambio in senso inverso rispetto a quello che abbiamo visto prima di porcellane prodotte invece per l'Occidente. Oppure si ha un'affascinazione per tutte le tecnologie e gli oggetti invece tipicamente occidentali. In questo caso vediamo un orologio da tasca che viene prodotto durante l'epoca dell'imperatore Qianlong. I contatti tra Oriente e Occidente sono molto importanti da un punto di vista diplomatico, ma anche artistico. E è importante soffermarsi su come vengono percepiti dalla cultura cinese gli apporti provenienti dall'esterno, perché raramente la Cina di primo acchito accetta un modello straniero. Lo adotta soltanto dopo averlo reso suo. E questo atteggiamento, che può sembrare una resistenza, in realtà costituisce una forza da parte della cultura cinese, perché comunque presuppone una acculturazione di quello che si va ad importare. È una sorta di assimilazione selettiva che viene preceduta da una lunga incubazione. Adesso noi abbiamo fatto l'esempio dell'influenza delle arti occidentali, decorative, sugli oggetti, sui manufatti in porcellana, con l'importazione di forme, decori e quant'altro, ma questo esempio è applicabile a tantissime altre situazioni e forse una delle più rappresentative è la nascita dell'arte buddista cinese. Il buddismo arriva in Cina nel 65 d.C., ma una vera e propria arte cinese sarà presente dopo 4 secoli. Questo per appunto farvi capire quanto diventa lungo il procedimento di assimilazione e acculturazione di ciò che viene da fuori. Per tornare ai contenuti del corso, oltre alle lezioni frontali che si avvalgano di studi di oggetti principalmente da collezioni museali, è importante tenere uno sguardo anche sul mercato, analizzando le aste delle maggiori case d'aste italiane internazionali e guardando i top lots e anche case studies, dal momento che comunque è un mercato molto selettivo, molto forte, ma in continua evoluzione, quindi è sempre bene tenersi aggiornati. E allo stesso tempo viene
anche prevista una parte di schedatura ed esercizi di catalogazione di oggetti, sempre tenendo presenti le collezioni museali che sono molto rappresentative per lo studio di quest'arte è veramente sterminata. Oltre allo studio delle collezioni, anche con visite di persona, è importante tenersi sempre informati su quello che succede dal punto di vista del collezionismo. Io infatti ci tengo a dedicare una parte del corso anche al collezionismo sia italiano che europeo. Per esempio, non potevo non nominarvi una notizia della settimana scorsa che riguarda il British Museum, che ha ricevuto una collezione di ceramiche. Adesso questo è Art News, è l'edizione americana, quindi 1,2 miliardi di dollari, che è la donazione più cospicua che abbia mai ricevuto il British Museum nella storia, e si tratta di una collezione che era già ospitata nei locali del British Museum, che è appartenuta a uno dei più grandi collezionisti occidentali di arte cinese, che è Percival David, e che quindi è fondamentale da tenere presente come riferimento per quando ci si approccia a questa materia. Quindi ci tengo anche a sottolineare questa parte dedicata al collezionismo e ai musei. Io vi ho messo anche molti riferimenti delle immagini che avete visto nella presentazione di oggi. Sono tutti provenienti da collezioni museali e sono catalogati in una maniera molto completa e con altri approfondimenti, che sono sicuramente un ottimo esempio per chi si approccia a questo tema per la prima volta, ma anche per chi invece ha già delle conoscenze per vedere degli esempi assolutamente di tutto rispetto. Eccoci. Spero di avervi interessato con questo sterminato argomento, anche se questo è soltanto un piccolo assaggio, ma ci sarebbe da sviscerare tanti altri temi e argomenti che riguardano anche l'interazione tra la storia dell'arte degli altri paesi dell'Estremo Oriente con il Giappone e la Corea e le loro tecniche e anche tutta la parte relativa all'arte da esportazione per l'Europa, varrebbero la pena di essere considerati come dei corsi a sé, però intanto così avete avuto modo di vedere una piccola parte e se avete qualche domanda sono a disposizione per il tempo che ci rimane.